Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. È sabato mattina, sono le 10:36 e io sono fuori dalla palestra. Non sapevo in realtà come iniziare questo video e ho pensato a una citazione, una delle mie citazioni preferite, che è di Confucio, o almeno l'hanno attribuita a Confucio, che è questa: ogni uomo ha due vite. La seconda inizia quando realizza che ne ha solo una. Ve la lascio lì, pensaci su te, io non dico più niente. Oggi, fuori dalla palestra, negli ultimi due giorni, devo essere sincero, regà, anche io soffro a volte che non ho più motivazione, e questo solitamente succede quando ho molto da lavorare e sono stanco mentalmente, non fisicamente. Ieri non ho praticamente fatto sport, non ho né corso né mi sono allenato perché ero proprio stanco mentalmente, mi sentivo quasi breaking down e quindi ho preso la giornata off, però stamattina mi sono svegliato e non vedevo l'ora di andare in palestra. La palestra per me, lo sapete, anche per alcuni di voi, è la nostra ora di meditazione. Io mi sento super bene dopo la palestra, non c'è mai stata nella mia vita una singola sessione dove vado in palestra e dove mi sento peggio dopo. Mi sento sempre meglio dopo una seduta di allenamento. Quindi la prima cosa che volevo fare oggi, dopo il lavoro ovviamente, è stata quella di venire qua in palestra. E oggi ho una seduta, vediamo un po', che non mi ricordo. Allora, oggi è la mia giornata seduta B e inizio con unilateral pistol squats, tanto so che non vedrete niente. Quello come primo esercizio ho due serie e poi passo a fare un seated overhead press, 4 serie. Poi c'ho i neutral chin-ups, cable flies, lying leg curls e c'ho anche i dumbbell hammer curls per i bicipiti. Quindi, come al solito, faccio una sorta di full body. Tutte e tre le mie giornate sono full body, ma in ogni giornata enfatizzo e mi focalizzo un pochino di più su gruppi muscolari differenti, ok? Quindi in questa giornata in particolare, come avete visto, ho le 4 serie di seated overhead press e le 4 serie di neutral chin-up. Di conseguenza l'enfasi è sulle spalle e sulla schiena, però diciamo che tocco piano piano ogni gruppo muscolare e io mi alleno così. Ho queste 3 giornate ABC che continuo a ruotare, faccio dei recuperi, giorni di riposo appunto come ieri, completamente autoregolati, e per me, per il mio livello, io mi sto trovando benissimo così, che invece di fare uno scarico già proattivamente, faccio uno scarico reattivo sulla base di come va la mia vita, come va la mia giornata, come mi sento. E io ho notato che così mi riesco a progredire, diciamo, molto molto più facilmente. Io entro, sento da qua fuori la musica che spacca. Let's go! E sapete che le cose diventano serie quando arriva il cappellino. Appena fatto i primi 2 esercizi sul pistol squat, sono migliorato, ho fatto 10 ripetizioni per gamba, mentre per il secondo movimento, che era l'overhead press, purtroppo ho rifatto le 9 ripetizioni ed era 2 sedute che faccio 9 e 9, quindi per la prossima seduta devo ancora decidere se scaricare oppure aumentare un pochino il carico e provare a superare lo stallo, diciamo forzando la progressione. Ora vediamo, anche se questa volta le 9 rep mi sono sembrate più facili, però ci tenevo a dirlo. Ora, terzo movimento, un po' di neutral chin ups.
Regà, che vi devo dire? Penso che in questo video mi vedrete un po' più scazzato del solito. L'allenamento è andato decente, ma per me è così importante e ci metto così tanta, appunto, importanza col mio allenamento, che quando non riesco a progredire so che è parte del percorso, ma ci rimango comunque come se che palle. E in realtà vorrei tipo subito riallenarmi per provare a migliorare. Però vabbè, i progressi purtroppo ci saranno, questi momenti un po' di stallo. La cosa da fare è sapere come superarli. Io penso che nelle prossime settimane proverò appunto a implementare quelle due tecniche che ho detto all'inizio, e se non riesco dovrò sostituire l'esercizio magari facendo dei manubri per le spalle. Il resto dell'allenamento è andato decentemente, se si può dire così. Voglio farvi vedere almeno la maglietta Kaizen. Questa è la maglietta Kaizen Tan, Desert Tan, col piccolo logo qua sul petto. E ragazzi, ancora non abbiamo la data di lancio ufficiale, ma sarà, l'abbiamo messa in produzione, sia la Desert Tan che quella blu, Ocean Blue. Andate a seguire, mi raccomando, su Instagram Kaizen Atletica per restare aggiornati. Lì vi daremo la data ufficiale di lancio. Io non vedo l'ora di riceverle per poi inviarvele, perché secondo me questa è veramente la migliore maglietta della palestra, ma anche da indossare fuori, che sta così bene sulle braccia stretta e però un pochino più larga sul corpo, come vedete. Un sacco elastica, è elastene e cotone. È una bomba, raga. È la maglietta che ho sempre voluto e sono sicuro che vi piacerà. Tornati a casa appena ora dalla spesa. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso io ed Ele. L'ho messa, guardate, tutta così carina, con anche l'integrazione qua dietro. Andiamo passo per passo. One, micronutrienti, frutta e verdure. La cosa più fondamentale è che vi scegliete frutta e verdura che vi piace a voi, altrimenti non la mangiate. Melanzane al forno, in padella, sulla brace, buonissime. Ho preso qua delle prugne perché volevo le pesche, ma non sembravano così belle da vedersi, allora siamo andati per le prugne, anche se magari è un pochino troppo presto, le provo e vediamo. Questa è mash, praticamente insalata verde, avocado, che è anche una fonte di grassi, e come altra fonte di grassi e proteine ho preso anche qua le uova. Mi sono rubato un po' di gingerino, come vi consiglio di fare, dal sushi giapponese, dal cinese, sono buonissimo, virtualmente zero calorie e sono una bomba. Poi fonti proteiche principali, ho preso questo salmone selvaggio, che ha praticamente pochissimi grassi per 100 grammi, grazie a Ele che mi ha fatto provare, è buonissimo. E poi questo skyr, che ha ben 15 grammi di proteine, il gusto è stracciatella, c'ha tipo i pezzi di cioccolato dentro, e i macro sono veramente una bomba per il gusto, secondo me è una bomba veramente. Poi carbs, un cliente mi ha chiesto di recente che fonte di carboidrati prediligo, se pasta, riso, e io consiglio, con i carboidrati, di vedere a quali rispondete meglio, a quali carboidrati vi sentite più energetici. Praticamente provate a capire la vostra tolleranza ai carboidrati, quindi notate la flatulenza, notate i livelli di energia dopo il consumo, ma questi io li preferisco al pane. Col pane sono una, letteralmente una fetta tira l'altra, mentre qua me ne faccio due o tre e sono felice. A questo punto passiamo anche all'integrazione che vedete qua. Le proteine al cocco croccante, che sono le mie preferite, già lo sapete. Poi proviamo una nuova, Ele l'ha già provata, ha detto che è buonissima. Queste sono le 3K Protein. La differenza principale è che rispetto a queste che sono solo whey, queste 3K hanno anche le proteine dall'albume di uovo e caseina. Sono più facilmente digeribili e sono meglio per cucinare, quindi ci siamo ordinati queste, vi faccio sapere come saranno. Poi omega 3, che però quando mangio salmone 2-3 volte a settimana, e solitamente lo mangio, non li prendo, altrimenti più di un grammo di DHA più EPA ve la consiglio al giorno.
Zinco e magnesio, questi sono sali minerali soprattutto per, dato che ho iniziato a correre, secondo me a questo punto sono importanti, sui 15 mg di zinco e i 400 mg di magnesio al giorno, e la dose di questo prodotto Foodspring è ottima. E poi finalmente eccoci di nuovo con la creatina, inizio a prendere la creatina, 5 grammi al giorno di questa Crea Pure, che quindi sono due capsule, che è la dose raccomandata. Ultimo, Energy Aminos, questo lo uso come pre-workout, gusto mela, abbastanza amaro ma mi piace, però questo ve l'ho già mostrato, non vi ho ancora mostrato quest'altro prodotto che voglio iniziare a utilizzare, che è il Recovery Aminos, che è praticamente aminoacidi, quindi come quello ma senza la caffeina, e questo pensavo di farmelo dopo la corsa oppure quando corro dopo l'allenamento. Praticamente per ogni allenamento più di 2 ore che fate vi consiglio Recovery Aminos, o come alternativa vi fate uno shake di proteine, praticamente se vi allenate per più di 2 ore di fila. Questo è un overview di tutta la spesa di oggi. Allora, siamo arrivati alla parte un pochino più informativa del video, in cui parliamo della qualità delle proteine. Ok, generalmente secondo gli ultimi studi la raccomandazione generale di proteine è di 1.6 grammi per chilo corporeo, ok? E questo sia se state in massa che se state in definizione. Questo è letteralmente quello che vi dico, impostate il minimo per essere sicuri di massimizzare la sintesi proteica. Adesso, quando è che questo valore va ad alzarsi? Se noi facciamo attività tipo cardio, se facciamo attività ad alta intensità oltre la palestra, se ci alleniamo per più di 2 ore di fila, allora lì probabilmente abbiamo bisogno di più proteine, proprio perché facciamo molto più sport. Allora qui è quando noi possiamo aumentare le nostre proteine. Ok, poi in deficit calorico sappiamo che le proteine sono essenziali per mantenere la massa muscolare, ok, e per alla fine far partire la sintesi proteica ed essere sicuri che almeno per quanto riguarda l'allenamento stiamo massimizzando la sintesi proteica. E quindi chiaramente sia se fate cardio oppure appunto se siete in deficit calorico, questo valore di 1.6 può andare ad aumentare. Adesso, di quanto andiamo ad aumentare il valore? Un numero molto facile da ricordarsi è semplicemente, invece di fare 1.6 grammi andiamo a fare 2 grammi di chilo di proteine per chilo corporeo. Ok, quindi voi se pesate 75 kg tipo me, il vostro obiettivo, se fate cardio, siete in deficit calorico, può arrivare fino a 150 grammi di proteine minimo al giorno, e se invece non faccio cardio, non sono in deficit calorico, sto in massa, 1.6, che dovrebbe essere intorno ai 125-130 grammi di proteine per chilo corporeo se peso 75 kg, mi sembra. Su quello non ci sono problemi. Adesso volevo fare un discorso però, che non tutte le proteine sono identiche. Ci sta un discorso che si chiama protein quality. Ok? Che è un discorso abbastanza complesso, però non è altro che la qualità delle proteine, e quindi da diversi fonti hanno una diversa qualità. Qualità cosa vuol dire? Qualità può essere il profilo aminoacidico, quindi quanto aminoacidi, se hanno tutti gli aminoacidi essenziali, se non hanno un profilo completo. Ad esempio, le fonti che non hanno un profilo completo sono tutte le proteine che sono vegane o comunque le proteine vegetali, quindi soia, tofu e queste cose qua. Quello è un elemento della qualità. Il secondo elemento della qualità è semplicemente tutte le altre cose che ci sono con l'assorbimento delle proteine. Una cosa chiave che si vede nella ricerca scientifica è questo leucine threshold, ok? Che non è altro che il minimo che noi dobbiamo colpire di leucina. Leucina è un aminoacido, ma è molto interessante perché a quanto pare dalla ricerca è come se fosse quell'interruttore che fa scattare la sintesi proteica, ok? E se noi non colpiamo un minimo di questa leucina, non colpiamo questo leucine threshold minimo, noi possiamo star mangiando proteine ma non massimizzando la risposta di sintesi proteica
nei nostri muscoli, nel nostro corpo, ok? Quindi noi vogliamo essere sicuri che ogni volta che consumiamo delle proteine stiamo beccando questa leucina. E ritornando alla qualità delle proteine, se noi consumiamo proteine vegetali automaticamente c'è meno leucina. Per questo motivo, se noi vogliamo essere sicuri di star ottimizzando la sintesi proteica, se consumate proteine vegetali come gran parte, diciamo, delle vostre fonti di proteiche giornaliere, potete aggiungere un 20% al vostro introito proteico giornaliero. Di conseguenza, se stavate consumando, metti 1.6, andate a consumare 2 grammi per chilo corporeo, più o meno anche qua. Ok? Quindi, qual è la cosa più essenziale di tutte? È che noi, se volete un numero facile da ricordarvi, 2 grammi per chilo corporeo di proteine al giorno, se volete massimizzare la sintesi proteica, come minimo se fate cardio, se siete in deficit calorico. Minimo in assoluto 1.6 grammi, se volete essere sicuri di ricordarvi un numero, 2 grammi per chilo corporeo, è perfetto. Più sport fate, più è alto il deficit calorico, più proteine provengono da fonti vegetali e quindi non da fonti primarie o comunque più importanti, complete, con un profilo aminoacidico completo, tipo la carne, il pesce, latte, uova, queste cose qua, e più anche lì dovrete spingere in alto tutto il consumo giornaliero di proteine, proprio per riuscire ad essere sicuri di colpire abbastanza il losing threshold, di avere una buona, diciamo, mix di aminoacidi e di star massimizzando la sintesi proteica. Questo è un discorso di oggi, non è così facile, posso andare veramente tantissimo nei dettagli, ma penso che questa sia la cosa più pratica da consigliarvi. Uff, ci sta. Abbiamo fatto. Ragazzi, io sono sceso sotto casa per registrare il Kaizen Podcast, ho appena messo fuori il terzo episodio, sta andando a bomba, vi sta piacendo, quindi grazie di tutto il supporto. Se non avete visto un episodio, vi consiglio di andare a vederlo su Spotify. Vi faccio vedere che ho chittato il mio piccolo ufficetto podcast. Mi ricordo di andare tramite il link. Che praticamente in macchina, quando chiudo tutto, isola tantissimo il suono. Qua ho il mio microfono professionale e qua invece uso il Mac, mi faccio qualche nota e con quello QuickTime Audio faccio il recording. Quindi questo è un piccolo studio setup dove faccio fai da te il Kaizen Podcast. Non so, volevo mostrarvelo. Ragazzi, questa è la cena di stasera, mezzo avocado, che mi piace tantissimo, è letteralmente una delle mie fonti di grasso preferite, ho iniziato a mangiarlo tipo 2 mesi fa e lo sto mangiando almeno metà ogni giorno. Carboidrati, ho preso 2 di queste Vasa, Roggen Dun, non so cosa voglia dire, ma mi interessa il sapore, che è buono, e i macros qua dietro, che non sono malissimo, zenzerino, rubatevelo, e qua sono 70 grammi di quel salmone selvaggio, bomba, e 2 uova intere. Questo è il pasto che mi faccio mentre mi sto guardando un pochino di YouTube. Io ve l'avevo detto che mangio sempre più o meno nello stesso modo in questi giorni, lo faccio anche perché così il mio corpo è abituato a digerire tutto meglio. E boh, guardo questo piatto così, magari qualcuno dice, boh, un piatto un po' scadente, invece io non vedo l'ora di mangiarmelo. Pam 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 pam. So yes, this will be the meal, dinner of the day. Ragazzi, io voglio concludere qua il video, mi sto bevendo la mia tazza di tè, io spero vi sia piaciuto, grazie se siete rimasti fino alla fine, veramente vi apprezzo tantissimo. Volevo solo parlarvi, se potete dirmi la vostra qua nei commenti, non so se avete notato, ma io ho un grosso blocco che quando filmo il video ogni scena
provo a dare qualcosa di valore che possa essere qualche informazione, nozione scientifica sul fitness, però questo mi limita abbastanza e limita il flow del video. Cioè io ho notato ad esempio che se invece di filmare e basta e dire quello che mi passa per la testa, che potrebbe essere anche una cavolata, provo sempre a tipo metterci un messaggio o qualcosa di informazione che voi potete cogliere, però questo inevitabilmente rende un po' il video meno flowy e un pochino più tra virgolette informativo, che ci sta pure, mi piace un sacco, ma penso che se voglio mantenere i 3 video a settimana, e mi dovete dire questo, se voi volete 3 video a settimana, forse uno di questi sarà un pochino meno scientifico e semplicemente un po' più in cui sconnetto la testa e sono me stesso e magari non metto troppe nozioni scientifiche, mentre gli altri 2 sono come questo qua o come quelli di prima, che provo a dare qualche valore in ogni singola clip. Però anche oggi ad esempio avevo molta più voglia di filmare un vlog normale e non informativo, e invece poi in ogni clip provo quasi a sforzarmi per trovare qualcosa che non è che mi devo sforzare, ma è semplicemente che invece magari se io filmo un vlog più normalmente in cui parlo semplicemente e dico le cose che mi passano per la testa, sarebbe un pochino diverso. Quindi fatemi sapere questo, cosa preferite qua sotto nei commenti, lasciateci un like se potete a questo video, mi raccomando seguite Kaizen Atletica su Instagram, il lancio si avvicina, mancano 3-4 settimane faremo il lancio, devi essere uno dei primi altrimenti le cose vanno in sold out, quindi rischi, i pezzi sono esclusivi, quindi mi raccomando se li vuoi vai sul sito, metti nella newsletter così che avrai accesso prioritario. Io finisco qua, il mio tè, ti ringrazio di cuore, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!